Buonasera a tutti ragazzi e ragazze, oggi registrerò un video svuota la spesa. Ebbene sì, visto che mi avete richiesto anche questa tipologia di video, ho deciso di registrarlo. Allora, non ci fate caso se mi vedete un po' capelli così, diciamo un po' gonfi, dritti, un po' alla rinfusa, perché sono circa 10 ore che sto fuori di casa, sono le 7:30 di sera, considerate che sono uscita questa mattina alle 7:30, quindi si può dire una giornata fuori. Ho staccato da lavoro e sono andata subito al supermercato. Considerate che io al supermercato vado 2 volte a settimana, quindi adesso ho fatto la spesa per i primi giorni settimanali. Ho deciso di mostrarvela sia per far vedere alcuni prodotti che utilizzo casalinghi, sia per relativa all'alimentazione. Sono 2 settimane che ho ripreso a fare un'alimentazione più corretta, quindi più sana, non che prima non la facessi, però magari proprio più attenta ai carboidrati, più attenta proprio a mangiare sano. Allora, vi mostro subito diciamo la mia spesa. Allora, ecco qua, sono andata da Eurospin, questa è la mia pergamena per i primi giorni settimanali, considerate ragazze. Allora, primo acquisto del giorno è il latte parzialmente scremato della Land, che ho pagato 85 centesimi, ho preso 4 litri. Naturalmente non sono l'unica utilizzatrice, perché lo utilizza anche mio marito, cioè comunque mangia anche lui, quindi vedete delle cose, ma non sono solo per me. E io come faccio la colazione, ragazze? Faccio la colazione, scusate, mi sono girata perché sentivo dei rumori, e la mia gattina che sta mangiando i croccantini, che sono appena tornata, aveva fame. E allora vi dicevo, faccio colazione un giorno con tè, fette biscottate e marmellata, 2 fette biscottate, un giorno con latte parzialmente scremato, 2 fette biscottate e marmellata. Poi metà mattinata solitamente mangio un frutto e poi mi alterno, se a pranzo faccio un giorno che mangio i carboidrati a pranzo, un giorno li mangio, e un altro giorno invece li mangio la sera. Quindi, perché la mia nutrizionista che mi seguiva, diciamo, mi ha detto che non è vero che la sera non vanno mangiati i carboidrati, anzi sono importanti perché sviluppano la melatonina, una serie di cose che conciliano il sonno, ti fanno rilassare. Quindi io mi alterno seguendo quello che mi ha detto lei, perché naturalmente io non sono una professionista che mi intendo di queste cose, seguo sempre i consigli e ciò che lei mi ha detto. Poi ho acquistato, allora aspettate ragazzi che le prendo, ce l'ho qui la busta della spesa, ma le cose stanno un pochino sotterrate, quindi datemi un secondo di tempo per tirare fuori le cose. Eccole qua, ho preso praticamente dei mini hamburger che li ho presi vegetali, ai broccoli, al farro e agli spinaci, quindi questi sono 100% vegetali, vegani. Considerate che una porzione sono 200 calorie e io praticamente questi qua li mangio accompagnati da verdura senza pane. Quindi stasera appunto mi preparerò per cena questi mini hamburger con un bel quantitativo di verdura, perché ragazzi la verdura mi ha sempre detto che è illimitata. Comunque questi mini hamburger li ho pagati 1,69 euro. Ok, poi andiamo avanti. Bresaola e arrosto di tacchino, dove stai bresaola con arrosto di tacchino? Allora, eccoli qua ragazze, arrosto di tacchino e bresaola punta d'anca, questo è da 100 grammi, questo è da 80 grammi e hanno pochissime calorie, sono magri e praticamente questi li ho pagati, la bresaola 1,99 euro, l'arrosto di tacchino 1,19 euro. E considerate che io mi mangio tutta la porzione di entrambi, oggi ad esempio a pranzo ho mangiato l'arrosto di tacchino con una bella insalatona senza carboidrati e un frutto.
stasera invece mi posso concedere un po' di carboidrati. Poi andiamo avanti, ho preso la pasta, aspettate che ho preso riso e pasta. Allora, ho preso i miei fusilli bio, trafilata al bronzo, questi qua io li adoro, questo anche il marchio è Tre Mulini, però io prendo sempre la pasta bio perché l'altra ho sentito i servizi che non era proprio ottimale, quindi prendo sempre la linea bio e l'ho pagata 0,79 centesimi. Poi ho preso anche il riso, Edilizie del Sole, riso per insalate di riso, perché io queste, appunto, quando ho i carboidrati mangio 60 grammi di riso, con ci metto praticamente il condimento per le insalate di riso, senza olio, senza formaggi, senza mozzarella, senza niente, quindi solo la scatoletta del, diciamo, del condiriso vegetale, poi non quella con l'olio, e pranzo con quei 60 grammi che comunque contengono anche piselli e altre verdurine. E questi qua li ho pagati, dove sta il riso, 1,39 euro. Poi ho preso, parmigiano reggiano top, che questo tra l'altro era anche in offerta, ma non lo mangio io, questo è per mio marito, comunque ve lo faccio vedere perché comunque l'ho comprato, 1,15 euro in offerta. Poi ho preso il pesto alla genovese, che questo su 50 grammi di pasta lo mangio anch'io, ce ne metto un cucchiaino o due cucchiaini, quando ho la porzione, diciamo, della pasta, e l'ho pagato anche questo, se non sbaglio era in offerta, il pesto alla genovese, dove sta? Eccolo qua, 1,69 euro in offerta. Poi ho comprato pomodorini piccadilli, che questi qua praticamente, prodotto in Italia naturalmente, 500 grammi, perché considerate che in frigo altri pomodori acquistati in frutteria, quindi ho preso il pachino, e questi qui li ho pagati 1,29 euro. Poi ho preso un bustone di insalata mista, eccola qua, il gran misto, pronta da condire, prodotto già lavato, che io lavo comunque perché l'insalata a me dentro il mio frigorifero non manca mai. Me ne faccio veramente, di solito queste per me sono due porzioni. L'insalata l'ho pagata 1,49 euro. Poi ho preso, queste sono le altre hamburger, ho preso le carote a rondelle, 1,99 euro, e queste, ragazze, per me è una porzione che io mi mangio come, diciamo, contorno, e abbinato a un'altra cosa, o alle uova sode, o al giorno che ho la carne, insomma, comunque per me questa è una porzione, proprio 500 grammi di carote mi mangio, ebbene sì. E quanto l'ho pagate le carote? Dove stanno le carote? Eccole qua, 1,99 euro. Poi ho comprato, dove sta? I broccoli, cavolo, sempre pure questo prodotto in Italia, perché io controllo sempre questo qua, conservare in frigo, questo è da lavare però, quindi è tutto da lavare e da cuocere, e niente, io questi di solito li cuocio praticamente o al vapore, oppure li faccio a pezzetti in padella con un pochino d'acqua e poche spezie, quindi molto molto leggeri. E i cavoli li ho pagati 1,99 euro, e questi comunque li utilizzo sempre come contorno. Dopodiché ho preso, questi li faccio vedere per mio marito, i cornetti fatti a mano, questi sono proprio prodotti del forno, che sono buonissimi questi cornetti, non sono per me naturalmente, però ve li mostro lo stesso. Quindi cornetti, dove siete cornetti? Ma perché io quando devo cercare le cose sullo scontrino non le trovo mai? I cornetti non ci sono.
Comunque, mini cornetti, 2,09 euro l'ho pagato, perché quelli da forno comunque costano di più. Poi gli ho preso i biscotti, gli abbracci che lui adora, non è che sono gli abbracci, chiamo cacao e panna, frullini, ma... ecco che poi io questi ogni tanto, ma proprio due, per alternare le fette biscottate, ma proprio due di numero. Anzi, tre frullini sono 191 calorie, io invece ne mangio solo due, se non mi vanno proprio le fette biscottate, non di più, perché comunque io poi sono parecchio ghiotta di dolci, di queste cose qua, quindi me ne mangerei una valanga. Certe volte me ne sono mangiati anche 10, ragazze, ve lo confido proprio pienamente. Però ecco, insomma, adesso devo stare più attenta. E questi biscotti, quanto li ho pagati? Perché non si trovano frullini? Dove stanno? Boh, io non trovo mai niente. Ah, 1,15 euro, perché questi stavano in offerta, li ho pagati davvero poco. Poi, ragazzi, ho preso la pasta, la minestrina, i quadrucci, per farli o col minestrone o con, diciamo, proprio la classica minestra semplice. E questa me la posso mangiare anche io, un brodino vegetale con la minestra. E li ho pagati, di questi ne ho presi più di uno comunque. Che cosa stanno facendo questi animaletti miei? Sento che stanno facendo, la mia gattina sta giocando con il tappeto, se sentite dei rumori di sottofondo è lei. 0,99 centesimi l'ho pagati. E poi che cosa ho preso? Ho preso un bollilatte nuovo, perché il mio mi si è rovinato tutto. Cioè, non è che si è rovinato, è d'acciaio, ma è un continuo. Mi vengono tutti, quando io faccio bollire il latte, mi viene tutto il segno, per toglierlo devo tribolare. Quindi me ne sono fatto uno nuovo, che l'ho pagato, questo qua, 5 euro, 4,99 euro con l'esattezza. E poi ho comprato per mio marito delle golosità, lui ama fare dei piccoli aperitivi prima di cena, quindi gli ho preso gli arachidi tostati e salati, gli arachidi li ho pagati 1,29 euro questi. Ma non è finita qua, gli ho presi anche dolci, arachidi coperti di cioccolata, ahimè, eppure questi l'ho pagati, dove stanno gli arachidi con la cioccolata? Eccolo qua, 1,39 euro. Sì. E gli ho preso poi degli snack sempre a lui, Choco Più, vedete, biscotto con cioccolato, degli snack che si porta così al lavoro per mangiare, per fare, diciamo, un piccolo spuntino. Poi lui, ragazzi, è magro, quindi se lo può permettere. E 1,25 euro. E poi che cosa ho preso? Ho voluto provare questa crema ai fiori di magnolia, crema soft corpo e mani, con proteine della seta, che una mia amica l'ha comprata e dice: guarda, nonostante sia comunque una crema dell'Eurospin, ha detto è buonissima, dice, dopo la sera quando mi faccio la doccia e la indosso, dice, mi lascio tutto un profumo, mi sento la pelle liscissima. Quindi l'ho voluta provare pure io e l'ho pagata la crema, dove sta? 1,29 euro. Vabbè, poi naturalmente le cose che vi ho fatto vedere, alcune sono doppie, quindi ho preso diverse cose. Poi a metà settimana andrò a fare di nuovo altra spesa e se sarete interessati vi faccio vedere, diciamo, la seconda ondata di spesa, perché poi vado a un altro supermercato il fine settimana. Perché ce ne ho due, diciamo, vado a Eurospin oppure vado a un altro supermercato che si chiama Top, che ha tutte cose di marca, buonissime, fa ottime offerte, quindi lì pure acquisto altre cose. E niente, ragazzi e ragazzi, io spero che questo video vi sia stato utile, vi abbia dato spunto per le cose da acquistare, per come mangiare. E niente, iscrivetevi al mio canale, io vi aspetto numerose, commentate, chi mi vuole seguire su Instagram sono FedericaSweet02, ve lo scrivo qui, un bacione e ci vediamo al prossimo video.